Bentornati con il mago Umpa 3000, che vi auguro una buona visione di questa tredicesima parte del workshop dedicato a Crash Bandicoot 1. Eravamo arrivati al quinto boss del gioco, penultimo boss e anche braccio destro di Cortex, Nitrous Brio. Lo affrontiamo subito per evitare di perdere tempo perché in questa puntata dobbiamo fare un po' di cose. Eccolo qui, che mescola come al solito le sue provette o pozioni, non so cosa sia, credo provette. Non avvicinatevi troppo, se no in questo modo cercherà di farvi saltare in aria. Ora, non ha tutta questa vita, le parti verdi sono caratterizzate da queste amebe, credo, che poi dobbiamo sconfiggere, evitando però le pozioni rosse che sono fatte di TNT liquida. Le ultime tre vite sono diciamo, la sua parte fisica, che adesso però si trasformerebbe, avendo la provetta, in un mutante, proprio in questo modo. Saliamo su questa pietra, se no non arriveremo mai a colpirlo. E lo sconfiggiamo. Ok, ora tocca al 24° livello, se non sbaglio, The Lab, il laboratorio, cioè il laboratorio di Cortex. Questo è l'ultimo livello ufficiale del gioco. In questo livello prenderemo la gemma gialla. Questo livello non è né molto lungo né molto difficile. Bisogna solamente stare attenti. Poi, siccome non ho ricevuto, credo in una puntata precedente, di aver lasciato una votazione, cioè di come finire il gioco, o con il salvataggio di Tauna o con la sconfitta di Cortex, con il salvataggio di Tauna o con la sconfitta di Cortex, sì. Prima infatti di eseguire, dobbiamo obbligatoriamente tornare indietro a prendere tutte le gemme. Quindi dopo questo livello torneremo indietro fino alla prima isola e faremo il terzo livello del Great Gate, perché se prenderemo la gemma gialla lo potremo fare. Il secondo livello, Jungle Rollers, ci vuole la gemma verde, che noi non possediamo. Ok, facciamo il bonus di Tauna. Ah, dannazione, c'erano due vite là sopra. Finiamo pure questo boss. Ora conosceremo un nuovo nemico. Uno scagnozzo di Cortex, eccolo là, elettrificato, che cercherà proprio di fulminarci, folgorarci, farci rimanere folgorati. Però noi lo spingiamo fino a farlo cadere, senza toccarlo, cioè quando è elettrificato. Ciao! C'è un'altra meba. Altro scagnozzo di Cortex con TNT liquida. Ho paura che sia successo qualcosa. Poi più avanti vedremo se è successo veramente. Anche se spero di no. Ciao! Altra ameba. Un attimo. Solo. Ok, siamo. Ecco la fine. Dobbiamo far esplodere quelle tre casse di TNT. Wow! Spero di aver completato il livello perché prima c'è stato un problema. Ah, sì, e vai! E prendiamo così la terza gemma colorata e anche l'undicesima gemma. Eccola qui, la gemma gialla. Ok, ora torniamo indietro fino al terzo livello. Ho ancora 5 minuti. Ok, The Great Hall, dove è rinchiusa Tauna.
torniamo indietro. Ci fosse un modo più veloce di tornare indietro. Sarebbe molto comodo. The Great Gate. Cerchiamo pure di non morire, perché ora diciamo che dove c'è la fine, dove abbiamo finito la seconda puntata, è un po' come metà livello, perché poi l'ambientazione è simile all'ultimo livello della prima isola, The Native Fortress, se ve lo ricordate. Comunque ragazzi, dove applicheremo la tecnica del ripasso nei prossimi giochi, cercherò di evitare il più possibile, cioè a quest'ora noi abbiamo troppi livelli da fare, andremo avanti per un altro po' di puntate, e non è possibile fare così, non possiamo perdere tutto questo tempo. Ok, passiamo alla fine, andiamo avanti. Cassa, lasciamo il Boomba. Ah, lasciamo pure quel Boomba. E ora? Ok, ci impiamo qua per via della presenza di una cassa. Già da qui però torniamo indietro a rompere l'altra cassa. Aspetta un attimo. Problemi ho col joypad. Purtroppo completamento al 100% di questo livello richiede questa scomoda strada. Se non si sta attenti si rischia di finire giù e da rifare tutto da capo, soprattutto queste dannate donne indigene. Comunque arriviamo all'ultimo tratto, se non sbaglio. Vai, dodicesima gemma, eccola qui. Ok ragazzi, usiamo l'ultimo mezzo minuto che ci resta, anzi no, direi proprio di fermarci qui. La prossima volta upstream, almeno credo. Quindi però non c'è più tempo, quindi al Mapa Umpa 3000 vi c'è solamente la prossima. Ciao!